Cari videogiocatori, care videogiocatrici, siamo sempre su Mafia 3 per la sesta parte, o il sesto episodio. Dunque, come avevo detto in precedenza, sono andato a depositare i soldi nella cassaforte, così nel caso morissi non ne perderai altri. Allora, le nostre missioni attualmente sono... Obiettivo... Ah, parla con Cassandra, ok. Quindi il nostro obiettivo è parlare con Cassandra. Cassandra ha il Pierced Heart e ha informazioni utili che ti aiuteranno a dare il colpo di grazia a Richie Doucet. Ok, e andiamo da Cassandra e parliamo con lei. No, era di sopra. Quindi ho sbagliato. Devo uscire da questo edificio diroccato. Ok, qua. Fatto di armi. Ok, ma non voglio dare troppo nell'occhio. Andiamo a parlare con Cassandra. Adesso sinceramente è un po' di giorni che non gioco a Mafia 3. Dovrò un po' rimparare le meccaniche. Lo so, sono un pirata della strada, mi scusi. Schiaccio sempre il triangolo e il rallentatore che non mi serve. E di qui posso entrare per Cassandra? Sì. Ah, parte da solo il fe... Ah. È un po' impegnata a torturare uno. Lui si chiama Jesse. Stavamo giusto facendo due chiacchiere a proposito di Richie Doucet. Sentite, non ho fatto niente, capito? Non so niente, io stavo solo facendo una passeggiata lungo la strada e lei mi ha preso tutto qui. Lavori per la mafia del No! sud? Cioè, sì, merda! L'ho fatto solo per i soldi, capito? Io non ho niente di personale contro di voi, non giro nemmeno Dov'è armato. Doucet? Lui si trova al Luna Park abbandonato, verso ovest. Al Baron Samedi. E che diavolo ci fa laggiù? Da quel che ho sentito è perché voi state facendo casino. Giorgi è sul sentiero di guerra ormai. Vuole Ricci morto. Così Ricci ha preso tutta l'eroina e se l'è data a gambe. Ha detto che se ne stava buono finché non sistemava tutto con Quanti Giorgi. uomini ci sono con lui? E che cazzo ne so, tutti quanti! Dammi quel coltello. No, 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 vi prego, io non vi ho fatto niente! Vi prego, vi scongiuro, mia mamma, la mia povera mamma! L'ha liberato. Forza, vai. Potrebbe avvertire Doucet. Non è una minaccia per nessuno. Lascia che corra dalla mamma. Se ti sbagli, la pagheremo molto cara. Secondo me ha ragione Lincoln, non è un tipo pericoloso. Uccidere Ricci. Hai conquistato i giri di prostituzione e spaccio di eroina e hai stanato Ricci Doucet. È la mafia sudista. Per poterla arrivare fino a Marcano dovrai smascherare e prendere il controllo dei suoi giri criminali e affrontare i suoi capi, i suoi luogotenenti. Dopo aver distrutto i suoi racket, potrai occuparti di Marcano in persona. Uccidi Ricci Doucet e prendi il controllo dell'Hollow. Missione mentre va in paradiso, ok. Lei non c'è, è andata via. Ok. Vai al Baron Samedi. Questa è chiusa, qui. Ah, qui è il balcone. Facciamo questa uscita di qua, va. Voilà. Non c'è niente di utile per me. No, ok, andiamo, facciamo direttamente, andiamo al Baron Samedi.
E altre missioni non ce l'ho, no? No, sì, solo quello, Velbarom Sub-D. Ok, andiamo lì. Ci sarà da sparare subito, appena arrivati. O magari no, non lo so, lo scoprirò presto. Ah, il Luna Park abbandonato, lì anche qui è tutto in dirocco, tutto diroccato. Ah, un bel posto per nascondersi, eh. C'è anche l'acqua, è tutto allagato. Sì, ma da dove entro? Ah, di qua? Sali la scala. No, dove vai? Dove vai, Lincoln? Ok, da qui dovrei... Vediamo un po', siamo arrivati... Ah, trova Ricci, zona ostile. Cos'è, è partito una... Non ho capito cosa è successo. Ho un brutto presentimento. Ricci, devi risolvere questa merda con Giorgi. Beh, eccoli lì. Una scelta, cazzo. Altrimenti finiamo inculati come tua madre al ballo scolastico. Certo, amico, certo. Meglio tornare indietro prima che Bobby ricominci a urlare. Va bene, stai in campana. Ok, dobbiamo occuparci di sti tizi. Tu sarai il primo. Qui abbiamo un fucile da cecchino. Potrei iniziare a... No, voglio il fucile da cecchino io, ok. Potrei iniziare ad ammazzare da qua. Non sarebbe una cattiva idea, tecnicamente. E allora, trattieni il fiato con L3. Ah, così tiene la... Ok, va bene. Due nemici sono là. Magari trattengo il fiato. Un bel colpo in testa. D'accordo, ti va? Tu devi solo crepare. Due. Benvenuti al parco giochi. Direi che è la miglior strategia. Siamo felicissimi di avervi qui con noi oggi. Dimenticate i vostri problemi e divertitevi. Trova Ricci. Ma tenete gli occhi ben aperti. Non immaginate cosa è in serbo per voi. Devo trovare altri nemici. Li metto al riparo. Ce n'è ancora qualcuno? Ma ah, eccolo là. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Dove cazzo è? Tum. Aia. Eccolo, è qui. Mi serve trattenere il fiato, però non potevo. Lo vedo. No. Potevo finirlo. Ok. No, ancora vivo. E che se non trattiene il fiato la mira peggiora. Ok, tu sarai il prossimo, dai. Top. Gli altri? Da questa posizione sono messo bene. Carica Lincoln. Mi piace da qui. Solo che adesso mi toccherà scendere. Nemici qui. Eccolo là, sì. L'ho visto, lontano. Eccolo lì. Niente, l'ho mancato. Merda, devo ricaricare. Eccolo là.
Si muove un po' troppo il Lincoln. Sì, t'ho visto, sai. Cosa abbiamo qui? Allora. Da dove? Ah, eccolo là, ok, mi occupo prima di te allora. Che sei più vicino. Trattieni il fiato. Non riesco a muovermi. Merda, devo ricaricare. Sei sempre lì, eh? Ok. Se non ti esponi. Sei morto, su che cazzi! Vabbè. Merda, è andato. Prima o poi deve farsi okay. vedere. Ah, bene. Top. Non avendo più sparato. Ah, ecco, uno è là, ok. Non avendo più sparato sono... Sento le voci ma non li vedo. Più ne ammazzo da lontano meglio è. Allora, se riuscissi a vederne... Ah, eccolo lì. Ok. Se non si muovono... E se il caro Clay trattiene il fiato non è difficile sparare. Però se sono lontani... Bah, non vedo più nessuno, mi conviene scendere tranquillamente. Allora, io ho il fucile da cecchino che posso sempre utilizzare... Ah, eccolo là uno, sì, l'ho visto. E lei è mancato. È qui, cazzo! Vabbè, l'ho ammazzato lo stesso. Va bene così. Va bene, va bene. Ma qui c'è dei soldi. Io andrei ancora con... dov'è? Possiamo trovare un accordo. Tu devi solo crepare. Sai che sono io che non voglio l'accordo, eh. È andato. Va a vedere se gli accade le sottene. Ah, eccolo là. Volete venire o no? Stiamo giocando, eh. Forse di qua riesco a puntarlo meglio. Ah, eccolo lì. Freddo come il marmo, cazzo. Ma t'ho visto, dove sei andato? Eccolo lì, qualcuno mi ha visto. Ah, è là. Sei qui, lo so. Vabbè, dai, ti sistemo lì. Però... No. Non mi è servita l'arma. Allora andiamo ancora un po'. Ce ne sono veramente tanti di nemici, eh. Però tutto sommato. Ciao. Ah, ma qui potevo gestirla meglio. Oh. Ti ha mandato Giorgi? Ah, uno è là. Ma tutti i negri puzzano di merda come te? Ah, sì, l'ho visto, l'ho visto. Adesso però mi è sfuggito. Dov'è? Ah, eccolo lì. Mostrati, no? Che ti sistemo. Se scappi. Appena se sbuchi. Toh. Funzionato?
Allora, ancora 4 colpi prima di arretrare e prendere qualche altra arma, magari. Non vedo pericoli per ora. Alla vostra destra abbiamo una giostra dove bambini e bambine possono divertirsi in tutta sicurezza. Se invece siete tipi avventurosi, vi consiglio di proseguire. Tanto parla quel tizio del Luna Park di questa zona del Bayou sul nostro o di quello che resta del Luna Park. Allora, non vedo nessun pericolo. Sì, posso andare là. C'è niente, dai, li ho seccati tutti. Andando con cautela. A meno che non ce ne siano altri qui dentro. Ok. Ah. Non poteva essere la risata di un nemico normale. Dov'è lui? Benvenuti allo Squatty Ossa. Qui nessuno riposa in pace. Eccolo lì, altri nemici, ok. Per motivi di sicurezza, ricordatevi di tenere sempre... Qui c'è un kit, ma non mi serve. Allora... Divertitevi! Due lì, due là. Quattro nemici. Non mi conviene andare di là, forse. No problem. Che cazzo? Non dovevo ficcarmi in questo casino. È un po' tardi per i ripensamenti. Sicuramente uno di loro se ne andrà, poi lascerà il posto. Ti apro altri sei buchi nel culo. Merda. Cazzo. Ok. Ok. Sperate che se ne va. Perfetto. Adesso mi occupo di lui, va. No, perché non la prendo? Ma non è andato? Cazzo. Vabbè, li sistemo da qui. Merda, che arriva da dietro. Non riesco a Mi sta rompendo il culo. Non va bene per niente. Mi ha colpito. Mi sta rompendo il culo. Me lo devo rompere il culo, ragazzi. Tu devi solo crepare. Solite frasi, top. È andato. Ce ne sono ancora là, eh. Sono in lontananza, però potrei anche tentare di sparare col fucile da cecchino. Sei lì dietro col pilastro, ok. To. E voilà. Uno andato. È lì, eh. Non l'avevo visto. Ok, dove sparava? Adesso me li ridai tu. Ok, quello è laggiù, posso riprovare col fucile. Vieni, un attimo, devo ricaricare. E ricarica. No. Ma fa presto andare in critico, eh. No, perché ti sei levato? Si sta avvicinando, forse mi conviene la pistola a sto punto. L'ho visto, apro il fuoco. L'hai mai visto, però? Sistemato. Allora qui non c'è più nessuno. A sto punto, prima di mi conviene andare a curarmi, a darmi una ripassata. Tanto c'è proprio... non posso curarmi, no. Come non detto, colpi non ne ho più. Cambio arma magari del... Pericoli non, non sembra che ce ne siano più. Ok, trova Ricci. Qui c'erano gli autoscontri. Devo andare di qua per Ricci, ah sì.
cassetto che è uscito. Oh, se è necessario io l'arma ce l'ho, carica. Guarda lì, figlio di puttana, tanto lo sappiamo che sei qui, fatti vedere. Vieni fuori e non ti facciamo niente. Promesso. Vedi se è ancora nello scuoti ossa. Ok. Entreranno tutti qui? No, nessuno di loro viene qui purtroppo. Di qui non può passare, eh? Se sparassi non sarebbe propriamente il massimo. Allora, quello fa il giro avanti e indietro. Ce ne sono... Ah, ce n'è un altro lì. Venisse in qua. Com'è che si... Non mi ricordo come si fischia, vabbè. Dovrò. Ok, forse di qui posso sistemarli. Rich è ancora lontano, comunque, cioè tutti questi uomini da sistemare. Sì. Ok, fin qui non arriva lui. No, resterebbe questo qui. Quello dovrebbe andare in là, no? Ok. Ok. Abbassati. Ah, non si voleva abbassare il nostro Lincoln. Quello è lì. Altri sono là. Forse mi conviene fare un giro diverso adesso, eh. Un po' non sistemati, ma... Hai ragione. Sono tutti lì. Se provassi a ignorarli... La giostra, la ragosta è la parte più scatenata di tutto. Come mi ha trovato? Dove? Terraferma, fate un giro al purificatore, scesa dal cielo. Oh, sì, la vi ma trovato. Ehi, coglione! Che sfiga! Ok, lì. Vai dall'altra parte. Purtroppo mi ha visto, non so da dove. Guarda quello lì. Buttate quello strutto fuori di qui. Devo stare attento. Ecco, un altro è lì, ok. Voilà. È andato. Va bene, dai, lo stesso. No, è andato a farsi benedire la mia missione stealth. Ok, uno è là. Si s'alzasse. Non è lontano. Credo se ne sia andato, è andato, eh? Proviamo da quella parte.
Ok. Forse non mi ha visto. Qui non c'è nessuno. Questo lo posso anche sì. Non fatelo sparare. L'ho beccato. Ma mi è salzato involontariamente. Ho sbagliato io. Non volevo alzarmi. Ehi, coglione! Ti ha mandato Giorgi? Oh, se l'è data da solo là. Dai, facciamola finita. Va bene. Eccoti qua. Quello com'è morto, è rimasto lì. Ha fatto una bellissima morte, in piedi. Mi conviene cambiare l'arma, però. Trova Ricci, ancora no. Ho altri nemici. Bene, signori. Ok. Siete finalmente arrivati alla Uno è andato, to. Vedrete che ne va stamattina perché in cima. Due è andato, to. Che possiate immaginare. Guardate con i vostri occhi. Trovo che non me ne arriva uno da dietro. Sei ancora lì, ok. Ok. Ma quello è sempre quello là che era morto in malo modo. Abbiamo un po' di soldi, un po' di roba. Oh, dov'è Ricci? Sei proprio rintanato, sto Ricci. Ti schiacci sempre il tasto? Touchpad, ok. Mi segui? Non l'ho visto, dov'è? Ah, è lì. Perché la mia storia parla di un mostro demoniaco chiamato Lugaru. Tutto ebbe inizio nel cuore del Sì, l'ho visto. Tiratela addosso la mola, to. Dalla civiltà e dalla città. Era un luogo in cui gli schiavi scappavano. Un po' scura sta parte, devo fare attenzione. Che potevano chiamare casa. Ma quel luogo era casa di qualcos'altro. Qualcosa di malvagio. Che mi arrenda così facilmente. E aspettava. Sei tu, Ricci? E guardava. Non so cosa pensiate della vita dello schiavo, ma segui, secondo Ricci. Me avvicinava i neri a Dio. Lascia il lavoro nei campi ha salvato un sacco di anime okay. Dall'inferno. Tanto scappa lui. Dov'è la strada? Non si vede. Iniziato a ribellarsi. Non vedo una mazza. Sono tornati alle abitudini dei loro antenati africani. E un vecchio di nome Papa Virgil li ha riportati a una vecchia pratica satanica chiamata Voodoo. Proprio un vecchio Luna Park. Eccolo lì uno. Sei là? Ok. La gente fu presa dal panico. Tutto il villaggio si sentiva sussurrare un suono. Sta andando bene, ma non diciamolo troppo forte, Rugaru, Rugaru. Eccolo. Un feroce uomo bestia. Non voglio sprecare troppi colpi. E con denti e zanne affilati come rasoi. Molti neri andarono a caccia del Rugaru, ma nessuno fece ritorno. In un disperato affronta Ricci giù di scacciare la belva. Ok, ci siamo ragazzi. Riempirono le rive del paese. Sono a resa dei conti con Ricci. Orrendi fetici. Ok, fin qui sono a posto, Ma questo non fermò il Rugaru. Anzi, non si capisce se è davanti o di dietro. La ancora più sanguinaria. La loro salvezza venne sotto forma di un giovane prete. Ecco, mi ha visto. Padre Michael. Ma non si capiva se era da... Volevo che era alle spalle, qua. Vabbè, va. Mi sistemo da qui. Rugaru cercò quella bestia per giorni e giorni, ma alla fine tornò al villaggio. No, vai, venite. Mio Dio, esponetevi, così mi fate un grosso favore. Questa notte
sono andato di là. Non potevo beccarlo di lì. E da di qua lo becco lo stesso, però. Il Rugaro! Mentre la gente del villaggio cercava di mettersi in salvo, padre Michael corse verso l'orrida bestia. Sapeva. Ok, uno è là. La notte solo uno sarebbe sopravvissuto. Non si vede niente. No, non vedo, è inutile. Da una scaldata? No, via. Ah, è in acqua, non fa niente, ecco la molotov. Ah, ecco, adesso si è spostato, dai. Lo vedo. Mi sta proprio divertendo. Attenzione. Forza col fuoco. Oh, sì, brucia. Oh, tiratela addosso la molotov. Ok, il problema è che sto esaurendo i colpi, La faccia e carica. Non caricava. Fucile. No, carichiamo la pistola, va. Ok. Colpi per il mitra, non ce ne sono più. C'è ancora qualcuno che spara. Sarà Ricci? Dico, non vedo niente. Siamo in lontananza. Zona ostile. Ah, è là, ok. Sì, ma è lontanissimo. È lui Ricci, ok. Egli è protetto dal padre. Non mi può vedere da qui. Devo ricaricare. Io mi metto qui. Posso ammazzare di qua? È un tentativo? Ci provo? È lui! Sì, l'ha ammazzato, l'ha ammazzato. Per ora qui a posto, andiamo avanti. Devo entrare nella bocca? Voglio affettare un po' di carne di negro. Sotto la guida di padre Michael. Ok, ho ricaricato l'arma. Era qui un minuto fa. Come fa uno così grosso a nascondersi? Tornarono al gregge il terribile È agile il nostro Link. Tra le nebbie del tempo. Oh, così andiamo. Pensarono. Allora, devo andare qui. Quindi lui è qui dentro, Trapperò il cuore. Via! Se scherzi col toro quello ti si incula, stronzo! Ho rischiato, Ce n'è ancora? No, c'è solo lui. Cattura Residus. Ma come cattura? Uccidi! So. Però! Lo devo riconoscere, Fa un bel danno. Quante ne vuole ancora dei colpi prima di... Ah, forse posso andare? Vai, to. E Ricci l'è sistemato. Devo dire che ne ho dovuti affrontare un bel po' di nemici. Pensarci bene, ragazzo. Pensi di poter venire qui a rubarmi l'eroina senza che nessuno lo noti?
Non sono qui per rubarti l'eroina, Richie. Sono qui per fartela pagare per cosa hai fatto a Sammy Ellis Robinson. Io non c'entro niente con quello che hai fatto. Io ti ho visto mentre accoltellavi Ellis. Allora non ho potuto farci niente, ma cazzo, adesso sì che posso. Porca troia! Non è stata la sua vendetta, hai capito? Era di Giorgi, sua e del suo vecchio. Impiccare? Loro volevano ammazzarvi, non io. Cosa avrei dovuto fare? Dire di no? Oppure assicurarti che fossi morto? No, ti prego, ti prego. Ti prego, ascolta, ascolta. Solo sarebbe bello se... se mi lasciassi dire almeno una preghiera prima di uccidermi. Prega mentre vai in paradiso. È impiccato sulla giostra, sulla ruota panoramica. Quando vidi Ricidus et appeso a quella ruota panoramica, provai un profondo senso di incredulità. Niente di simile. Tra l'altro la corrente funziona ancora. I mafiosi non fanno altro che ammazzarsi tra di loro, ma si tratta generalmente di un evento contenuto. Un tizio sta mangiando spaghetti e polpette nel suo ristorante preferito e gli sparano in testa. Ma stavolta era diverso. Anche allora, ancor prima di sapere chi l'aveva ucciso, mi resi conto che Ricci era stato messo in mostra. Vede, Lincoln era stato addestrato alla guerra psicologica dalla CIA. Voleva terrorizzare i mafiosi, voleva che sapessero che li avrebbe uccisi dal primo all'ultimo e che nessuno di loro sarebbe riuscito a fermarlo. Una bella missioncina. Vale per tutti quanti, ah. Prega mentre vai in paradiso. Magari potrebbe essere il titolo dell'episodio. Il titolo era così. Chi lo sa. Potrebbe essere una buona idea. Ho $710. Parla con Cassandra. E... siccome parla con Cassandra e... è l'unica cosa, parla con Cassandra. Ora che la mafia del sud è fuori dalle palle, tu e Cassandra dovete parlare del futuro dell'Hollow. Ok, quindi questo sarà il nostro obiettivo. Devo tornare da Cassandra. Magari vado a depositare anche i soldi. Sì, direi che può andare bene così. Questa sesta parte è un po' più corta, ma ci sta. È stata breve ma intensa. Ok, vi lascio con questa bellissimo sfondo, con questa ruota panoramica. Noi ci rivediamo per il prossimo episodio, il settimo, e al prossimo video, quindi. Ciao!